Ciao ragazzi e bentornati nel 16° episodio di Recensione più Doppiaggio. Di che cosa si parla oggi? Quest'oggi si parla di una serie che, ecco, vorrei dire italiana ma non lo è. È italiana nel cast, ma a dire la verità neanche troppo, comunque anche perché, sapendo che gli attori italiani fanno cagare, hanno messo praticamente tutti i protagonisti stranieri. Di che cosa sto parlando? Questa serie è andata in onda sulla Rai. È una coproduzione appunto tra la Rai e una produzione estera, mi pare americana, I Medici. I Medici di Firenze, Lorenzo il Magnifico, vabbè, tanto non c'è bisogno di spiegarvelo, spero. Come al solito io giudico in base a tre cose: trama, personaggi e obiettivo. Ma oggi non è il solito, perché... perché oggi purtroppo non posso fare a meno di metterci anche il doppiaggio. Penso di aver assistito al doppiaggio più di merda che sia mai esistito nella faccia della terra, ok? Cioè, in confronto, Black Lagoon, Mortal Kombat, i doppiaggi della PlayStation 1 del cazzo sono capolavori, ragazzi. Questa è proprio merda. Partiamo da questo, guarda, assolutamente, così lo demolisco subito, va bene? Il doppiaggio, ragazzi, essendo che metà del cast era italiano, tutti quanti quelli ovviamente secondari, che cosa hanno fatto? Hanno fatto ridoppiare gli attori di cinema se stessi. Voi dite, è una cosa che si fa da sempre? Esatto, purtroppo sì, ma questa volta erano tanti e non erano neanche attori... tipo, che ne so, Giannini, che dici, cazzo, è Giannini, bravo. Cioè, per dirvi, regà, Raul Bova qui mi ha fatto dire, ah, oddio, se posso sentire, capito? Cioè, Raul Bova, cioè, ragazzi, basta, sfatiamo questo mito. Gli attori di cinema odierni non sono attori, si sente che fanno schifo. E al doppiaggio ancora di più, perché tramite microfono, quindi tutte le loro cagate si accentuano ancora di più perché le sentiamo meglio. Ragazzi, poi sfatiamo il mito che un attore non può fare il doppiatore. Allora, sì, certo, perché? Perché l'attore non ce la farà mai ad avere la tecnica del doppiatore che lo studia da anni, per stare appresso al personaggio che sta sullo schermo, per varie cose, insomma, di tecnica. Ma non dovrebbe fare così schifo. E perché? Perché, ragazzi, se io ho una battuta scritta su un copione, ok, e non sono un doppiatore, non è che non so leggere, non è che non la so interpretare quella cazzo di battuta, che poi sono sempre io lì, ma non so metterla bene a sync. Non sono molto, per chi non lo sapesse, il labiale, cioè non sono molto incollato, non vado magari con i tempi del me stesso di 2 giorni fa, però la frase la so dire. Cioè, se io so che quella battuta è una frase di senso compiuto, so dov'è il senso, ragazzi. Quindi sbagliato, non diciamo cazzate. Infatti Giannini ha doppiato Jack Nicholson in Shining e ha fatto un lavorone. È completamente staccato alcune volte dal personaggio, perché lo vedi che l'audio va da una parte e Jack Nicholson da un'altra, ma non te ne accorgi. Perché? Perché comunque è un attore e l'ha recitato bene quel personaggio e non ci fai caso, almeno che non vai proprio a vedere lì. Invece qua senti proprio la merda, ok? La cagata colossale del cazzo. Quindi, ragazzi, voto del doppiaggio 0. Io ve lo dico, amo il doppiaggio, ma guardatela in originale se dovete guardarla. Comunque, passiamo alla trama. Trama. Allora, sono 3 stagioni, si dividono in 2 parti. Le ultime 2 e la prima. Perché la prima? Perché la prima non parla di Lorenzo il Magnifico, le altre 2 sì, ma parla la prima del nonno di Lorenzo il Magnifico, Cosimo de' Medici, che fu il primo, diciamo, un po' più importante dei Medici. Perché comunque i Medici, a dir la verità, erano una casata giovane all'epoca. Non è che c'erano già dall'800 d.C., anzi, stiamo lì, 1400.
La trama, beh, non posso dire nulla di che alla fine, perché comunque, essendo una serie storica, posso dire semplicemente che è accurata. È giusta. Abbastanza. Ci sono qualcosina che hanno romanzato, così, bla bla bla, qualche personaggio che non c'era e poi ci hanno messo, però i fatti più importanti comunque vengono raffigurati bene, soprattutto nella seconda con la congiura dei pazzi, molto figo. Sinceramente non so dire altro, solo che, ecco, a livello di intrattenimento, la prima è niè. La seconda è fighissima e la terza è un po' rompipalle. Dai, trama 8. Cioè, un buon voto comunque se lo merita qui. Mi dispiace che alzerà il voto insieme a quello del doppiaggio, però ricordatevi di guardarla in originale, vi prego. Personaggi, posso dire quanto appunto i personaggi sono stati rispecchiati bene. Secondo me, ecco, hanno rispecchiato male Lorenzo De Medici, non Lorenzo il Magnifico, ma il fratello del nonno di Lorenzo il Magnifico, che fu il primo Lorenzo de' Medici. Perché l'hanno fatto un po' troppo cazzone, l'hanno fatto pure, scusatemi, morire una certa, quando nella storia vera non muore. E l'hanno fatto pure un po' stupido, che non pensava a niente, quando invece, a dir la verità, non era scemo. Anzi, mi pare che ha avuto anche dei figli, e invece qui muore da solo, così. Comunque, oltre a questo, cioè, pure qua comunque gli devo dare un voto alto, perché i personaggi sono rispecchiati molto bene, solo che, ecco, appunto, vengono recitati un po' di merda, quindi è così. No, un voto alto, ma non come prima, quindi facciamo 7. 7, personaggi 7. Obiettivo, portare una serie dei medici che intrattenesse, che portasse giustizia comunque al fatto storico della congiura dei pazzi, dei medici, Lorenzo il Magnifico, eccetera. Devo dire, ci sono riusciti, dai. A parte, ripeto, il doppiaggio, ci sono riusciti. Quindi, come obiettivo, dai, un altro 8. Il voto, quindi, della serie senza doppiaggio sarebbe un 7,5-8 meno, ok? Con il doppiaggio, invece, sarebbe proprio 2, anche se non è la vera media, perché è proprio una merda. Cioè, non si salva, non si può salvare, ragazzi. Cioè, è proprio una cagata colossale. E mi dispiace, spero che comunque facciano di meglio più in là, che magari il cinema si sveglia e comincia a riprendere gente che sa recitare, invece dei quattro falliti che sono un po' bellocci e basta. E niente, quindi questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video con il doppiaggio fatto sicuramente meglio di quello originale. E non perché io sono bravo, sia chiaro, ma perché quella è proprio una merda. Quindi, cioè, anche se io scorreggiassi sul microfono, sarebbe un doppiaggio fantastico. Quindi, ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio dei Medici.